Allora, vi ricordo che si vota una alla volta, preferenza mista, scrutinio quasi segreto. Pardon, scusatemi. Scusatemi il déjà-vu, però sto girando il mio ultimo film. Io sono Brandon, my name is Brandon. Sono attore di film porno. Forse qualcuno si ricorderà di me per alcuni miei piccoli grandi capolavori, come Le elezioni politiche e Te lo do io il quorum. Attualmente stiamo girando un sequel della Repubblica delle Banane. Si chiamerà Le Banane della Repubblica. È quasi un contraddittorio, a dire il vero, ma non sono qui a svelarvi la trama, né tantomeno i particolari. Volevo rivolgermi a voi con un discorso serio, a tutte le mie fans e a tutti i miei discepoli. Mi piace chiamarli discepoli. Volevo ricordare che il 12 e 13 giugno, rispettivamente domenica e lunedì, si vota per il referendum. Quattro quesiti, tre temi, due sull'acqua. L'acqua è pubblica. Certo che è pubblica, di chi è secondo voi? Viene giù dal cielo? I fiumi di chi sono? L'acqua è pubblica. L'acqua è un bene di tutti ed è giusto che venga erogata, che si paghi un servizio equo, ma che nessuno ci trae profitto sopra. Le carotine che pianta il contadino, ovvio che è sua, perché se non c'era lui la carotina non nasceva, ma l'acqua che viene giù con le nuvole è di tutti e quindi nessuno ci deve guadagnare sopra e quindi io voto sì e dovete farla anche voi. Secondo voi come ci guadagna una società privata che vince un appalto al ribasso? Ci sarà bene un inganno. Altro tema scottante e molto importante che mi fa anche un po' incazzare. Il nucleare. C'è chi sostiene che il nucleare non è pericoloso, ma se muoiono migliaia di persone decenni dopo che è successo un incidente, addirittura che non erano lì quel giorno quando è avvenuto, non è pericoloso quello? Oh merda, siete anche convinti? Complimenti. Ah, poi dicono, vabbè, ma ce l'hanno in Francia. Ma che cazzo vuol dire? Lo dico anche a te, Vasco, che su certi discorsi ci troviamo anche d'accordo. Beh, dico, ce l'hanno in Francia e allora dovremmo averla anche noi. Io tutte le sere, prima di andare a letto, controllo se il gas è spento, ad esempio. Ovvio, vivo in un condominio, se il mio vicino lo lascia acceso, scopriamo tutti. Ma con questo non vuol dire che io non lo devo controllare. Quindi io voto sì. E domenica prossima vado dal mio vicino, fatelo anche voi, ditegli, controlla il gas. Ma dopo aver votato, anzi prima e poi anche dopo. Ah, perché le centrali nucleari costano poco secondo voi, ma costano una caterva di soldi e loro comodamente la costruiscono con i vostri, con i miei. Ah, e poi ci guadagnano anche sopra. Mentre se quei soldini noi li mettiamo in un bel pannello solare sopra le nostre case, ci guadagniamo noi. E a loro questo non quadra. Nel cerchio che hanno disegnato tanti anni fa c'è qualcosa che non gli torna, ma va. Ultimo tema, forse il più bello, quello sul legittimo impedimento. A prescindere che siamo governati da un impedito legittimato, credo che anche questa battuta non sia nuova, qualcun altro l'avrà già detta, è sul piatto d'argento, vuoi non usarla? Ma vi voglio fare un esempio calcistico. Perché dicono, ah, ma non lo lasciano governare, bisogna finire la legislatura, l'immunità. Ma l'immunità di cosa? Torniamo al calcio. Un tema che è di moda di questi tempi. Beh, dico io. Ma se scoprono che una partita è truccata a metà campionato, voi cosa dite? Oh no, beh, facciamo finire il campionato perché sennò si falsa. Siete sicuri? Io domenica vado a votare sì. E fatela anche voi. Ve lo dice Brando con tutto il cuore e anche un po' di pizzetto. Io domenica voto e voto sì, lo spot è finito, adesso tocca a me.